Buon Samurai a tutti, cari amici, colleghi, lettori tutti. Questa può essere, diciamo, l'ultima puntata prima delle vacanze. Chi è fortunato va in vacanza. I samurai non vacanzano mai, quindi noi saremo sempre aperti, sia dal punto di vista della redazione del giornale mensile che per quanto concerne la nostra channel television. Due parole molto brevi per darvi le novità dell'apertura. Prima di tutto, la settimana scorsa, il giorno 28, mercoledì 28, a Brescia abbiamo fatto una trasmissione allargata con il presidente della Bushido Palestre, Livia Salvetti. So che Luciano Rocca, che è con noi, parte importante di questa iniziativa della Samurai Channel, gli amici del Kwankido, che settimana prossima avranno il loro stage a Ferriere, in provincia di Piacenza, i colleghi del Sambo Jiu-Jitsu Combat Massimo Manicone, che rappresentava la scuola russa. Quindi una puntata piuttosto impegnativa, allargata nel miglior modo possibile. Perché noi riprenderemo a fine di agosto, primo di settembre, con 50, ripeto, 50 puntate che verranno in diretta, che verranno predisposte e rese operative in collaborazione con la Well TV, canale nazionale 231, oltre alla piattaforma NCG, nonché chiaramente Facebook e Google, quindi un allargamento veramente grande. Ma soprattutto, oltre alle trasmissioni che verranno fatte ogni martedì dalle ore 18 alle 19, ci sarà ribattuta il sabato. Ribattuta che praticamente è una nuova diretta, quindi possiamo dire che due volte alla settimana Samurai Channel è a casa con voi. Questo dal punto di vista di carattere generale operativo. Una cosa importante che è mancata, a nostro modesto parere, in questo periodo. Noi vorremmo la comunicazione, vorremmo dialogare con voi, diventare parte integrante di questo grande mondo che è il mondo delle arti marziali, ma in modo diretto, non in modo indiretto. Non è la mia trasmissione, è la vostra trasmissione sulla quale noi dobbiamo lavorare e confrontarci e guardare quali sono i problemi che gravitano sul nostro mondo. Abbiamo citato il problema della nuova legge, il nuovo decreto legge sullo sport, che rimarrà bloccato chiaramente come tutto, rimandato a settembre, eccetera, come se il governo aspettasse le nostre trasmissioni. Non credo che sia così, ma comunque ci fa piacere pensarlo. Cosa devo dire d'altro? Comunque anche in questo mese ci faremo sentire, ci vedrete. Non è che chiudiamo, come si dice, baracca e burattini e ce ne parliamo prossimamente su questo schema. No, assolutamente. Stiamo preparando altre cose che mano a mano verranno messe in operativo. Soprattutto l'idea generale, che non è una mia idea, ma l'idea del nostro gruppo di lavoro, è riuscire ad arrivare, chissà, forse nel 2021, incrociamo le dita, magari per il periodo olimpico, di fare un telegiornale di Samurai Channel. Un telegiornale non è male come idea, eh? Come i sette samurai. Sette samurai per 7 giorni, quindi un samurai al giorno con tutte le notizie. Io credo di avervi detto più o meno tutto, vi aspetto, soprattutto comunicate con noi, usate il telefono, scrivete le email, mettete dei blog sui vari siti, anche se noi non credo molto ai blog, ma ne parleremo più avanti. Siamo a vostra disposizione, fateci le domande e noi saremo contenti di potervi rispondere. Un buon samurai a tutti e per chi è fortunato e va in vacanza, buone vacanze anche per noi. Grazie.